Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Le 8 del mattino, buongiorno, buongiorno, benvenuti a Omnibus e buongiorno anche al mio ospite in studio questa mattina, il generale Vincenzo Camporini, ex capo di Stato Maggiore, sono contenta di rivederlo. Lo abbiamo invitato perché questa mattina cominciamo subito a parlare di quello che sta succedendo a Vilnius e di quello che è successo nella serata di ieri. Perché chi ha visto il telegiornale alle 8 ha sentito notizie di una specie di, sembrava quasi un ricatto, no, di Erdogan che diceva sì, darò il mio ok all'ingresso della Svezia nella NATO se mi fanno entrare nell'Unione Europea e in Europa. Una cosa quasi lunare, e poi invece è arrivato l'accordo. E quindi oggi i giornali di questo parlano, siamo... qualche cronaca ancora abbastanza scarna, quindi cerchiamo di capirne un po' di più e cerchiamo soprattutto anche di capire che cosa poi significherà invece per Kiev, per l'Ucraina, le altre trattative che sono in corso e se è vero, come scrivono alcuni giornali oggi, che anche noi come Italia daremo un po' meno armi, insomma ci defiliamo un po'. Cercheremo di capire tutto questo, dicevo, con il generale Camporini e con Nathalie Tocci. Buongiorno Nathalie, ben ritrovata, che è direttrice dello IAI. Allora, sono certa che tu hai seguito, Nathalie Tocci, le vicende di questa notte, le dichiarazioni di Stoltenberg. Ci chiarisci bene i termini di questo accordo, sempre che insomma qualcosa già si possa dire, perché sembrava abbastanza bizzarra come richiesta da parte di Erdogan, no? Quella di scambiare l'ingresso della Svezia nella NATO per l'ingresso della Turchia in Europa. Allora, diciamo Flavia, il contesto generale qual è? Un contesto in cui l'allargamento in realtà sia della NATO ma anche dell'Unione Europea è stato, diciamo, un processo per lo più congelato per moltissimi anni. Esatto. Il processo di adesione, parlo in generale, non soltanto diciamo riguardo alla Turchia, il processo di adesione all'Unione Europea in realtà è stato riavviato dalla guerra in Ucraina, non soltanto appunto con il riconoscimento della candidatura dell'Ucraina, della Moldavia, della potenziale candidatura della Georgia, ma anche il riavvio del processo di integrazione dei Balcani occidentali. Quindi diciamo, da tutto questo in qualche modo la Turchia, anche alla luce della rielezione di Erdogan, in qualche modo è stata, diciamo, tagliata fuori. Quindi Erdogan che cosa ha tentato di fare in una mossa, diciamo, tipicamente erdoganiana, diciamo, quella di alzare la posta in gioco e sostanzialmente dire: ehi ragazzi, ci sono anch'io. Naturalmente era improbabile, diciamo, anzi era impossibile che Erdogan stesso, che come dire è al potere da 20 anni e quindi conosce strabene questi meccanismi, potesse realmente pensare di poter rientrare, diciamo, nel processo di allargamento. Ma sostanzialmente, visto che di integrazione euroatlantica si parla, ci sono una serie di cose che la Turchia può effettivamente ottenere, come ad esempio la modernizzazione dell'Unione Doganale, che peraltro appunto un negoziato che è stato congelato oramai da qualche anno, ma che a differenza del processo di allargamento effettivamente ha delle potenziali di essere raggiunto, così come la liberalizzazione dei visti per i cittadini turchi. Quindi diciamo, ci sono una serie di misure, di iniziative che non sono l'adesione all'Unione Europea, ma che sono comunque forme di integrazione con l'Unione Europea che effettivamente possono essere realizzate, e in un do ut des in qualche modo Erdogan ha detto: io alzo la posta in gioco, tanto perdere non posso perdere. Certo, lui ci ha provato, dopodiché va ovviamente sottolineato, non che immagino qualcuno possa fare confusione, però insomma meglio ribadirlo, che la NATO non è l'Unione Europea e che certo non è... Certo. È come se io chiedessi di aderire al club della canasta, ma lo chiedessi al club del tennis, insomma. Non è... Però forse, Flavia, ecco, forse un'ultima postilla su tutto questo. Ricordiamoci, sì, che la Svezia in realtà tradizionalmente è sempre stata favorevole all'integrazione della Turchia all'Unione Europea. Naturalmente, posto che comunque le condizioni vengano rispettate, però diciamo non c'è mai stato un rifiuto così come ci può essere stato ad esempio in Francia o anche in Germania.
Quindi in qualche modo la Svezia era, tra virgolette, una preda relativamente facile. Per... Non c'è dubbio, ma infatti io più che altro mi sono anche chiesta davvero poi se la Turchia fosse realmente interessata, perché io ricordo anche invece dichiarazioni abbastanza sprezzanti che possiamo anche catalogare sotto la volpe e l'uva, eh? Cioè non mi volete, allora io dico che non mi piacete. Però Erdogan fino a poco tempo fa, quando si accennava a questo tema, diceva ma noi non ci interessa, cioè, siamo noi che non vogliamo entrare in Europa. Quindi. Esatto, diciamo che alla Turchia l'adesione in quanto tale diciamo non interessa, un po' appunto c'è questo tema della volpe e l'uva, però diciamo alla Turchia di Erdogan diciamo è tra virgolette oltre il tema della piena adesione. Però sì che gli possono interessare altre forme, ripeto, di integrazione come l'allargamento, la modernizzazione dell'unione doganale che sappiamo esistere già tra l'Unione Europea e la Turchia, un accordo che è in vigore dal 1996, ma che appunto l'unione del 1996 è un'unione molto diversa. È completamente diversa, di oggi, certo. E quindi ci sono tutta una serie di diciamo ammodernamenti di questo accordo sull'unione doganale che a Erdogan interessano, in realtà interessano anche all'Unione Europea. Quindi lì sì che c'è effettivamente in qualche modo l'opportunità, il potenziale per un accordo. Tutto questo lasciando poi invece da parte quella che era l'iniziale richieste, no? Perché invece si parlava, che immagino siano comunque state in qualche modo portate a termine, o comunque che riguardavano invece il controllo dei curdi, del terrorismo. Io ho pensato a come noi ci eravamo entusiasmati, no? Come avevamo fatto il tifo per le donne curde, le soldatesse curde che ci avevano aiutato, e come ce le siamo svendute in un attimo.